qui se no non ci sarei. Cioè, anche questo è molto banale, uno sempre dice non ci sono più, però non ci vorrei essere, no. Quindi sono veramente contenta e canto due canzoni di Gaber che sono diversissime l'una dall'altra, infatti sono di periodi suoi, immagino, diversi. Io non ho avuto, cioè, probabilmente l'avevo anche incrociato qualche volta Giorgio Gaber quando ero all'inizio che cominciavo, però insomma ero un po' distratta, non, quindi mi sono persa anche tante cose belle. Probabilmente anche quello. Sì, ma appunto stavo dicendo che probabilmente ero un po' distratta in quel periodo e mi sono persa tante cose belle, per cui forse anche quella di conoscere un po' meglio Giorgio Gaber. Però ho avuto modo recuperato, poi insomma trovo la sua teatro canzone, ho visto molte, non l'ho visto in teatro, ma ho visto molte registrazioni e ho tanti amici che sono dei suoi proprio fan, è una parola di più, e quindi mi hanno sempre detto tu devi vedere Giorgio Gaber perché fa delle cose incredibili a teatro, siccome io ho sempre avuto una passione anche per il teatro oltre che per la musica, e quindi in qualche modo lui sempre ogni tanto è. Anche se devo ammettere che non sono così, non conosco proprio, si è spento? Mi sa di sì. Non conosco, l'ho spento io? Non si l'ho spento io, qualcuno, se no mi fermo. Ma si sente, non si, ma si sente anche senza microfono, sì. Infatti. E allora, insomma, anche se appunto non sono così, non conosco proprio tutto perché è un repertorio, mi sono resa conto, enorme. Però le due canzoni che mi ha mandato appunto Dalia quando mi ha chiamato mi sono sembrate perfette, quindi niente, canterò Ciao ti dirò e Le mani si chiama, le mani. Le mani. E niente, che dire, evviva. Suonerai con i musicisti di rock? Suonerò, scusa, perché vedi, poi tante cose uno se... Sì, suonerò con i musicisti di rock, abbiamo fatto le prove un po' di corsa perché devo venire qua, ma insomma poi alla fine sul palco succede sempre qualcosa di magico, insomma è così, purtroppo bisogna sempre un po' anche pensare questo, e sono stati molto giusti, perfetto. Simpatici, bravi, come sempre, chi fa musica, secondo me, di base è, e quindi io poi sul palco mi trovo sempre bene, quindi a me proprio non ci sia un proprio che sia proprio, altrimenti perché guardi, funziona sempre così. No, perché tu mi capisci. perché sono tra i musicisti, quindi mi conosco. E poi canterò anche una mia canzone, ecco, adesso mi ricordo, che è Luna piena. E niente, sicuramente spero, sono sicura che sarà una bellissima serata, e l'atmosfera è bella, le persone sono belle, simpatiche, io ce la metto tutta come sicuramente lei.